Cari amici ed amiche, ciao, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi vorrei andare a vedere l'accompagnamento su Solar e chiudere questa piccola serie di video lezioni su questo brano fantastico, secondo me, ok, di Miles. Però vorrei andare anche a vedere un accompagnamento che ha stretta familiarità con l'assolo, ok? Perché secondo me io principalmente studio i soli, a parte che mi piace tantissimo. Ma anche per avere poi delle idee e avere più, diciamo così, fantasia anche per quanto riguarda il discorso accompagnamento, perché non ci dobbiamo dimenticare che la maggior parte del nostro tempo sul concerto è dedicata all'accompagnamento, ok? Non è che faremo sei soli su tutti i brani o siamo proprio dei grandi virtuosi, se no, insomma, lasciamoli fare a chi di dovere, sassofoni, trombe, chi ce n'ha e più ce ne metta, ok? Quindi andiamo a vedere subito. Io mi vado ad analizzare innanzitutto tutti gli accordi, cerco di sapere gli accordi a memoria quali sono, cerco di andare appunto a vedere, a ricavarmi delle frasi sui 251 che avevamo visto anche qualcosina l'altra volta sul solo, cerco di riportarmeli anche qui sull'accompagnamento, ok? Dopodiché cerco anche di andare a vedere ad esempio il primo accordo Do minore settima con la settima maggiore però, quindi Do minore major 7 viene chiamato così, che è questo nostro Si, che magari ci va a aiutare un pochino a essere più melodici. Andiamo ad esempio, se non faccio il Do minore con la settima maggiore, sarebbe Do minore naturale. Va bene, perché no? Però ok, ottimo. Un'altra cosa molto importante che io vorrei andare a fare è quella di non cercare di suonarci il brano tutto quanto dall'inizio alla fine, ma cerchiamo appunto di vedere nota e accordo per accordo come passare appunto con una nota all'altra, entrare magari con la terza anche qui, come abbiamo visto nella parte solistica. E via discorrendo, ma andiamocelo a studiare, ok? Quindi, come se non già non l'ho detto, impariamocelo a memoria, ok? Ok, allora, io che cosa faccio? Con molta calma cerco di farmi una bella frase che passi dal Do minore maggior 7 intanto al Sol. Risolviamo punto per punto. Posso andare anche diretta, a me piace questo. Do, re, mi bemolle, sol, do, si, re, do, che questa è la parte del tema. Ok, vedi che c'ha familiarità anche con il tema, ok? Adesso sono arrivato sul Sol. Che cosa succede che adesso? Devo decidere cosa voglio fare. Voglio andare sulle note più alte oppure riabbassarmi da buon bassista? No, andiamo sulle note più alte. Ok, quindi Sol, La, Si bemolle, Si naturale, Do, entro sul Do settima. Questa è una cosa che si sentite risentita, ma che faremo spessissimo negli accordi minori. E c'ho il Fa qua sotto, siamo andati molto in alto, ok? In alto. Questi legati, ok? Impariamoli, se ti piacciono. Adesso da questo Fa molto didatticamente, ma a volte si usa anche, ho sentito anche dei grandi farlo, la scala proprio, c'ho due battute di Fa maggiore. Insomma, però va bene. Arrivati al Do settima appunto, io faccio Do,
Re, mi, do. Un, due, tre, quattro. Ok? Cosa importante che non abbiamo detto, ma da un po' per scontata, nella passeggiata del basso, quindi su walking bass, dovremmo fare quattro note per ogni battuta. Ok? Questa camminatina a quarti, ok? Cercando di renderla più melodica possibile, ok? Ok? Da altre volte si può fare anche solo. Ok? Oppure quando accompagneremo in due, però andiamo avanti adesso per il nostro progetto. Questo sol minore do, do, re, mi, do. Non mi fa impazzire, però non fa niente. Andiamo avanti. Adesso a questo punto vedi che io sono, ho terminato, sono caduto quindi su un fa. Però devo riniziare in fa, cosa molto brutta ribatterla, eh? Non mi piace, quindi che cosa faccio? Ci vado a mettere questo appoggio ascendente, mi fa. Vedi che a questo punto ho fatto Fa minore, la stessa identica cosa che ho fatto su Sol. Qui andrò a fare. Ok, adesso mi sono ritrovato sul Si bemolle. Ok? E andiamo avanti. Però invece io tornerei un attimino indietro per farti vedere appunto di che cosa parlavo. Quando dicevo che la familiarità con l'assolo. Ti ricordi che noi sul solo facevamo cose di questo tipo? Perché non lo posso fare a livello d'accompagnamento? Senti che melodia che c'è. Sono rivolti, niente di trascendentale. Fa, questo non è un rivolto. Fa la bemolle, do, mi bemolle. Okay, le quattro note della quadriade. Re. Adesso sono entrato sul Si bemolle con la nota Re, cioè la terza, quello che abbiamo visto nella parte 2. Adesso vado a fare un rivolto, quindi invece di fare Si bemolle, Re e Fa, andrò a fare Re, Fa, Si bemolle e la settima è la bemolle e mi vado a collegare al Mi bemolle maggiore con la terza, cioè Sol. Ok, senti che bello. Ok, a questo punto sono entrato dentro a Mi bemolle maggior 7. Posso andare su Mi bemolle e fare prima, seconda, terza, ok? E questa è già la quarta nota perché 1, 2, 3, qua. E vado sul Sol bemolle che è la terza minore di Mi bemolle. Vedi? Sulla parte Mi bemolle minore. Adesso posso fare Sol bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Do e cado su Re bemolle maggiore. Maggior 7 ancora meglio. Re. A questo punto posso fare il Re semidiminuito, la quinta bemolle, che funge da appoggio per il Sol. Ma bensì è anche la nona bemolle che leggi sulla parte, Sol settima nona bemolle, che è La bemolle, Sol, Si naturale e riparto da capo. Va da sé che è importantissimo che io devo studiarmelo anche a compitino. Va studiata a compedina, però sul palco, ragazzi, non ci, il jazz è improvvisazione, anche l'accompagnamento. Per quello dico, studiamoci varie soluzioni, magari che ci abbiamo in tasca qualche frasetta, ok? Però è fondamentale
Non averci la frasona in tasca o addirittura il tema in tasca che tiri fuori il pezzo e c'hai sempre la stessa cosa. Cerca di variare, ti diverti anche di più, secondo me te. Allora, appunto, andiamo a vederlo sulla base, magari, dai. Lento, lento. Bene, adesso la cosa che a me proprio non fa impazzire è sempre questa scala. Perché no? Però se vado a fare triadi, bella questa. Ok, perché piace tanto? Perché questo La adesso casca sul La bemolle. Fantastico, che è la terza minore di Fa minore. Quindi abbiamo questo voice lead, quindi questo target che è la terza di Fa minore, quindi La bemolle. Ed è bella proprio perché è melodica. Adesso però mi nasce un problema, che la nostra frase prima era questa. Ok? Però se io vado a fare, perché ho quattro note, quindi fa la bemolle, do mi bemolle. Se io parto direttamente da la bemolle, la do mi bemolle, e sono tre note. E non ce l'ho. Quindi se io vado a metterci un cromatismo per appoggiare questo re, che è la terza di si bemolle, senti che bello. Wow, a me queste cose mi piacciono tantissimo. Bello, ok? Senti che non è più un accompagnamento proprio scolastico, ma ci abbiamo qualcosa in più. Me lo vado a rivedere, così lo facciamo sulla base. Yes, suona da paura. Andiamo lentamente a farlo insieme a voi. Faccio uguale, cerco. Adesso faccio questo. Che cosa ho fatto? Il turnaround re semidiminuito, sol settima. Invece di farlo così, ho fatto, invece di fare re la bemolle basso, ho fatto re la bemolle sol alto, re la bemolle alto sol alto. Suona meglio. Scala.
vedi anche delle pause, non ci stanno male per niente, ok? L'altra cosa che ti consiglio di fare è invece andare poi sul basso anche, ok? Quindi studiati anche la cosa sul basso, vediamo qualche piccolo accenno e poi magari devi fare anche tu. Perché no? Qui ho fatto la stessa cosa di qua. Bene, andiamo a vedere adesso, magari cercando di ascoltarlo sulla base, cercando di andare un pochino più sui bassi, ok? Bene, come hai visto ho fatto qualche frasetta in più, qualcosa in più anche per divertirmi. Vi lascerò questa base in descrizione perché è leggermente diversa dall'altra, è un pochino più lenta per divertirvi ad accompagnare. Bene, allora, spero di essere stato abbastanza chiaro che questi esercizi vi siano di grande aiuto e ci vediamo prestissimo per la prossima video lezione, ok? Se avete dubbi e certezze o qualche altra cosa, vi ripeto e vi lascio qui l'email che do anche lezioni private, ma se avete bisogno di qualche piccola delucidazione potete lasciare anche qualche piccolo commento e magari vi rispondo senza nessun tipo di problema, ok? Ciao, a presto!